c'è stata un'esperienza sicuramente positiva da cui ripartire. Lui è stato uno dei più positivi, ormai 4 anni in maglia rossoblù, è sicuramente un beniamino di tutti i tifosi genuani. Parliamo di Beppe Sculli. Beh. Un Beppe Sculli che, adesso esagero, possiamo dire che incarna proprio lo spirito della genuanità. Ti senti genuano dentro? Ma sicuramente, dopo 4 anni vissuti alla grande, mi sento genuano, sì. Senti, io vediamo un po' se il nostro Andrea Triani ci fa vedere qualcosa di tuo, perché quest'anno stagione difficile, dicevamo sicuramente, però i gol non sono mancati e, se ricordo bene, ce n'è stato uno in Europa League pesantissimo, 93esimo, Genoa-Lille 2-2, non si sblocca, non ma si strepitoso. Sblocca e arriva il gol che fino in fondo poi vi ha tenuto in piedi. Sì, è arrivato questo gol al 93esimo, sicuramente uno dei più importanti di quando sono qui a Genova, e ci ha permesso di andare avanti ancora una partita con il Valencia, però diciamo che la nostra esperienza quest'anno è stata molto positiva, perché abbiamo avuto 2 impegni molto importanti, Europa League e il campionato, e tanti infortuni, secondo me abbiamo fatto un'ottima annata e siamo pronti a ripartire. Allora, io vorrei che a consegnare l'Oscar di Stadio dello Sport, visto che sono arrivati veramente tantissimi voti anche in casa rossoblù, il più amato quest'anno, il capitano Marco Rossi, non è qui con noi questa sera, è fuori Genova, ma avremo modo di incontrarlo presto. Devo dire tante preferenze anche per Mimmo Criscito, che sarà con noi domani e che avrà la fortuna di poter vivere un'esperienza mondiale, per la quale, lo dico io, tu non devi dire niente, secondo me, in ampi tratti della stagione, avresti anche potuto essere preso in considerazione, però ma è andata così. Sì, dai, sono scelte, il mister ha puntato su un gruppo e va bene così, siamo contenti che Mimmo e Bocchetti sono in nazionale, speriamo che l'Italia fa bene. Allora, l'Oscar di Stadio nello Sport lo facciamo consegnare dal direttore del giornale che ci ha accompagnato per tutta la stagione, che storicamente patrocina questo appuntamento e che ci ha permesso di collezionare, vi ricordavo, 313.413 voti, davvero un'eternità. Umberto La Rocca. When will you say yes to me? Allora, direttore, facciamo subito la consegna dell'Oscar di Stadio dello Sport a Beppe Sculli. Devo dire, è stata una stagione intensa, una stagione importante. Ci auguriamo che il risultato della Sampdoria stimoli, come sempre capita, l'anno scorso è stato così, il risultato del Genoa ha stimolato una pronta risposta della Samp, quest'anno sì. Ci auguriamo sia così, perché due squadre così forti, così importanti, sono un bel traino per tutta la città. Sono un bel traino per la città, sono un bellissimo traino per il secolo XIX, soprattutto il lunedì, e sono anche, danno però, hanno dato, nonostante il risultato sportivo, secondo me un esempio di realtà ben organizzate che arrivano a fare risultati importanti poi alla fine. Allora, tra l'altro, Beppe Sculli ha un rapporto, credo, importante con l'allenatore, con mister Gasperini, è vero? Ricordo, in un'intervista mi diceva che ti veniva a prendere alla pensione a Torino e ti portava al campo di allenamento. Parliamo delle giovanili bianconere. Sì, è tantissimo tempo che conosco il mister, ma mi ha voluto anche lui qui a Genova, quindi è stato fondamentale, come anche la società, ad aspettarmi in un periodo brutto della mia carriera, e sono contento perché questo premio lo condivido con tutti i miei compagni, anche con i tifosi e la società. E allora, a proposito di Gasperini, Patrizia? D'applauso anche il numero di panchine di Giampiero Gasperini, che quest'anno ha superato Silvestri e le sue 144 panchine. Complimenti Gasperini! Break your heart.
passo avanti. Ha superato anche il record di Sandokan Silvestri, un Gasperini che alla prossima stagione insomma inizierà ad avvicinare, credo, record straordinari. Erano tanti, tanti anni che non c'era una continuità sulla panchina rossoblu di questo tipo. Direttore, però, questo è il palco di Stelle nello Sport. È un piacere da quest'anno, con il secolo, aver potuto come sempre seguire questo appuntamento. Abbiamo notato, insomma, da quando sei arrivato anche un investimento importante sul Genoa e sulla Sampdoria. Possiamo aggiungere qualcos'altro? Sì, possiamo aggiungere che abbiamo quest'anno abbiamo puntato su Genoa e Sampdoria, raddoppiando lo spazio, prendendo un bravissimo capo dello sport, ma lo sforzo successivo sarà occuparsi degli altri sport e anche dello sport dei giovani, perché è un veicolo importante e di legame del giornale con la città, e poi è un veicolo, è un vivaio secondo me inestimabile. La prossima tappa è cercare di trovare molto spazio, molte informazioni, di